Aspetta. Grazie Peppe. Proviamo sta bomba rossa. Faccio due giri e vado. Un giocattolo, il telaio è uno spettacolo, il motore è infinito, è una bomba. L'unica cosa è per me se l'anteriore è troppo morbido. Se io binzo forte davanti e mi si è chiuso l'auto. Però è per stile di guida. Per conto che siamo due o tre click più in basso rispetto alla taratura standard. Due o tre solamente, ok. Sì. Ok. Minchia, una bomba, Ando. Dai. Certo. Allora, sì, l'ho provata la Kawasaki. Ti devo dire che questa, come si infila nei canali, io non ho mai trovato una moto così. Questa è facile. Madonna santa. Questa è piccola pure. Ma cioè, è come quando sei in bici. E lo sai, si infila sempre, senza problemi, uguale, identica, pazzesca. Ma è bassi, cioè, ma io pensavo bassa in senso negativo, bassa nel senso che si infila ovunque. Anche perché hai subito, quando fai la curva, il piede a terra. Sì, la cosa è che non riuscivo a trovare il freno posteriore perché giustamente non sono abituato e quindi non avevo il feeling. Originale è molto alto, ok, è molto potente, non lo so se te ne sei accorto. È una bomba, questo è sente, ce l'hai alto, sì. Ti dà fastidio perché blocca l'aria, sì, sì, sì. L'ho abbassato di più per cercarlo ma non trovarlo. Esatto, no, no, proprio come feeling, perché nella mia, essendo più stretto qua, io il freno tocca in un punto diverso dello stivale, capito? Proprio è per quello. L'unica cosa io metterei lì davanti perché io spingo di più di davanti, però... Però fai conto che guarda, nonostante è morbida, guardate il testimone. Quindi tu senti la prima parte morbida. Sì. Non affonda fino a fine. Certo. No, ma Peppe è... No, la moto, te l'ho detto. Mi hai... Mi sono trovato subito bene. Grazie, mi hai dato la conferma che mi serviva per fine anno.